sulla questione carnevale abbiamo chiesto la convocazione di due commissioni ai rispettivi presidenti. La commissione di garanzia e controllo abbiamo chiesto al presidente Del Vecchio di poterla convocare perché dagli organi di stampa nelle settimane scorse abbiamo appreso che per quanto riguarda proprio i numeri di questa edizione appena trascorsa ci sono delle incertezze, nel senso che l'assessore ha dato dei numeri, la presidente della commissione della carnevalesca ne ha dati altri e così carristi, quindi trattandosi di soldi pubblici secondo noi sarebbe il caso di vederci chiaro e quindi di tranquillizzare, di informare la cittadinanza su come sono stati spesi i soldi pubblici e soprattutto in che forma per costruire cosa e per dare quale servizio alla città. Poi abbiamo chiesto anche al presidente Torriani la possibilità di convocare una commissione cultura e turismo proprio per progettare insieme quindi tutte le forze politiche che fanno parte di questa commissione, magari insieme sempre alla carnevalesca e all'assessore di competenza, progettare e ideare una nuova formula del carnevale di Fano per il suo rilancio e quindi valutare se fare anche il carnevale estivo e in che formula promuovere il carnevale invernale. E l'altra questione che ci sta a cuore è anche riflettere sulla eventuale nuova gestione giuridica che possa avere la carnevalesca, insomma secondo noi vanno vagliati assolutamente i pro e i contro di quello che può essere la creazione di un ente privato, di un ente pubblico o eventualmente una fondazione. È un'ora, per esempio, una caratteristica della cultura popolare creativa.